Questa cerimonia si svolge in un momento di grande tensione internazionale. Siamo di fronte ad un'aggressione sanguinosa da parte della Russia contro l'Ucraina. La reazione della comunità internazionale è stata forte ed unanime a sostegno del popolo ucraino e continuerà ad esserlo, così come netta è stata la condanna della NATO e dei paesi europei. L'Italia sta facendo la sua parte. Dobbiamo tutti insieme lavorare affinché si possa presto arrivare ad un negoziato vero che ponga fine alle sofferenze del popolo ucraino che sta coraggiosamente resistendo. Tutte le azioni messe in atto, dalle pesanti sanzioni alla Russia al sostegno materiale all'Ucraina, anche con invio di armamenti, sono orientate a questo risultato. Non c'è altra soluzione se non quella politica e diplomatica. Ed è ora che il presidente Putin se ne renda conto. Le immagini terribili che ogni giorno arrivano da Kiev e da tutta l'Ucraina, le immagini di sofferenza delle città colpite, non possono più essere tollerate.